Io adesso chiamo qui vicino a me un amico che non ha bisogno di presentazioni, l'assessore Massimiliano Maselli, al quale direi di tributare un grande applauso per il lavoro che fa tutti i giorni in Regione Lazio. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie ovviamente di essere qua. Ci avete fatto tornare indietro circa di un anno fa, quando abbiamo aperto sempre qui il mai Spazio 900, il nostro quartier generale. Ci porta bene, ogni iniziativa che facciamo qua è un'iniziativa che poi ha i suoi risultati, senza togliere nulla all'auditorium di Francesco, ovviamente, che è un altro quartier generale. Ci avete fatto tornare indietro perché, insomma, ricordo che aprimmo la campagna elettorale per le elezioni regionali e fu un successo strepitoso grazie a voi, grazie sempre alla vostra attenzione, alla vostra energia e al vostro impegno che mettete in tutte le nostre campagne elettorali. È stato accennato, credo che a tutti quanti voi non sia sfuggito quanto questa squadra è cresciuta in questi anni e quindi tutte le rappresentanze importanti che noi abbiamo nelle singole istituzioni. È chiaro che ci manca l'ultimo tassello per completare la filiera, ma non è solo il fatto di completare la filiera, ma l'istituzione, il Parlamento europeo, è l'istituzione sicuramente ormai più importante e quindi è l'appello che vi facciamo di comprendere bene fino in fondo e di far comprendere da domani mattina a tutti gli amici che il Parlamento europeo, anche se dal punto di vista chilometrico è più lontano delle altre istituzioni nazionali, ma è sicuramente la sede dove si fanno le scelte più importanti che ricadono sulle nostre famiglie, che ricadono sulle nostre imprese. E quindi io faccio veramente un grande in bocca al lupo all'amico Francesco, che ha deciso, dopo l'ok della moglie e della famiglia, e questo è importante anche per quanto noi diamo importanza, no? A un valore non negoziabile che è quello della famiglia. Lo ringrazio perché ha deciso appunto di partire, di mettersi in moto, e Francesco, avete visto, insomma, un intervento di contenuti intelligente, direi un intervento intelligente sull'Europa, e a noi servirà non solo una diciamo delegazione nutrita, robusta, no Marco, in Parlamento europeo, ma anche parlamentari ovviamente preparati, competenti, che sappiano difendere appunto l'identità, le ragioni della nostra Italia e del nostro paese. Io vi faccio, dopo il brillante intervento di Francesco sull'Europa, vi faccio ricalare un attimo nella nostra dimensione territoriale, regionale, poi Luciano ovviamente parlerà un po' più della politica nazionale, quindi ci dobbiamo dividere i compiti, dobbiamo essere bravi perché è già diciamo un bel po' di tempo che ci ascoltate. Ecco, io voglio solo dire a tutti gli amici che quando iniziano le campagne elettorali bisogna mettere impegno, bisogna mettere energia, ma più che altro bisogna essere capaci di convincere amici e gli amici degli amici. E quando è che si riesce a convincere con, diciamo, con incisione, con efficacia? Quando abbiamo gli strumenti, quando noi possiamo raccontare quello che è stato fatto di buono da chi governa. Ormai il governo Meloni, è inutile ricordare che è guidato da una persona straordinaria, da una persona geniale, da una persona talentuosa che ha riportato l'Italia al centro dell'Europa, ma al centro del mondo, sulla politica estera, sulla geopolitica. Questo è inutile ricordarlo, ma noi dobbiamo ricordare a tutti quanti gli amici tutte le buone azioni che ha fatto in questo anno e mezzo il governo Meloni, ma questo lo ricorderà Luciano perché è la dimensione nazionale. Io voglio parlare un attimo, giustamente facendo parte e grazie a voi della giunta regionale, del governo regionale, io voglio solo ricordare qualcosa, perché se dovessi ricordare tutto mi allungherei e non starei più nei tempi europei. Però voglio ricordare
che siccome la sanità e ovviamente anche l'attività sociosanitaria, quindi tutte le politiche sociali, sono sempre state per noi e sono la priorità assoluta, perché noi prima di tutto dobbiamo garantire il diritto alla salute di tutta la nostra popolazione. Io voglio ricordare che appena siamo arrivati, siamo stati giustamente, come è successo anche a livello nazionale, i nostri parlamentari, quello nazionale, siamo stati quasi, diciamo così, assaliti, aggrediti dal fatto che c'era una carenza non più ormai possibile nel tutto il comparto sanitario. Bene, io vi voglio ricordare che 3 giorni fa il presidente Francesco Rocca, che porto i suoi saluti ovviamente, abbiamo deliberato e sono state quindi autorizzate 9.700 assunzioni nella sanità, 9.700 assunzioni, che andandosi a sommare a quelle già fatte nel 23, noi abbiamo innestato nel sistema sanitario 15.000 nuovi operatori sanitari. Mi sembra questo un risultato importante, come risultato importante che stiamo registrando quotidianamente e costantemente sulla riduzione dei tempi delle liste d'attesa, che si sono ridotte ormai più del 30%. E l'altro giorno abbiamo inaugurato al San Camillo oltre 18 posti di terapia intensiva, 16 di subintensiva, una nuova stroke unit bellissima che, diciamo, anche dal punto di vista alberghiero sembrava una clinica privata. Abbiamo un nuovo reparto solo assistenza infermieristica, abbiamo finalmente iniziato dal San Camillo, ma sarà una buona pratica che porteremo avanti in tutti gli ospedali, l'apertura anche del sabato e della domenica della diagnostica per immagini. Quindi si potranno fare le TAC e le risonanze per abbattere le liste d'attesa anche il sabato e la domenica. Io, Francesco, ho ascoltato con attenzione e quindi hai toccato tutti i temi più importanti, però un altro cavallo di battaglia che bisogna portare con determinazione in Europa è il welfare. Il welfare, quindi le politiche sociali, un welfare che deve puntare sempre di più su una protezione, sulla presa in carico della persona fragile, della persona debole, dell'anziano, una presa in carico globale, sul principio, no, della sussidiarietà orizzontale solidaristica. E allora noi abbiamo fatto, il governo ha fatto una riforma straordinaria, che è la 33, no? La riforma per diciamo assistere meglio gli anziani. Il governo sta facendo un altro lavoro straordinario sul decreto per quanto riguarda la disabilità. Adesso mi piacerebbe qui, diciamo, raccontarlo, ma insomma si stanno facendo delle riforme importanti. Noi a livello regionale abbiamo già fatto delle cose molto importanti. Abbiamo approvato qualche giorno fa la legge a sostegno del caregiver, una legge importantissima, 15 milioni di euro, e sappiamo quanto è importante quella figura in una famiglia che purtroppo c'è una persona con disabilità. Stiamo dotando tutti gli ospedali del Lazio pubblici, tutti gli ospedali del Lazio li stiamo dotando del progetto Tobia, che è il progetto che serve ad accogliere e ad assistere con persone formate e capaci le persone con disabilità. E queste sono, diciamo, delle iniziative importanti. L'altro giorno in giunta abbiamo approvato un protocollo d'intesa per la calma sensoriale, per fare in modo che tutte le famiglie possano andare a fare la spesa con tranquillità dentro, diciamo, i supermercati, la grande distribuzione, perché sapete che sono famiglie che hanno ragazze e ragazzi autistici, che è un fenomeno in grande espansione, e loro hanno difficoltà a sentire qualsiasi rumore, qualsiasi annuncio, e quindi le mamme, i papà non possono andare. Quindi abbiamo fatto con Roberto Angelilli un protocollo d'intesa che per 2 giorni, in orari chiaramente fissati, c'è il silenzio assoluto, che si chiama calma sensoriale, per dare la possibilità a tutte le famiglie del Lazio
di poter anche quelle che hanno una persona con disabilità. Insomma, e vado alla conclusione, noi stiamo investendo molte risorse sulla attività sociale, sull'attività di prossimità, quindi sulla presa in carico globale della persona fragile, veramente per non lasciare nessuno indietro. Questo è importantissimo. Stiamo lavorando col presidente Rocca insieme per raggiungere il grande obiettivo dell'integrazione sociosanitaria. E subito dopo queste elezioni lavorerò ad una grande riforma, che è quella, la rivisitazione della legge 41, che è la legge che stabilisce i requisiti che bisogna avere per aprire case famiglia e assistere le persone con disabilità. Sono contento che qui questa mattina è venuto a trovarci il nostro amico il professor Tonino Cantelmi, che l'altro giorno, e quindi colgo l'occasione anche di salutare la mia collega Chiara Iannarelli, che stiamo facendo insieme a Di Palazzi, diciamo, un grande lavoro in Commissione Sanità. L'altro giorno sono andato a rivisitare, perché già la conoscevo, la struttura meravigliosa che è quella del Don Guanella. Grazie Tonino per quello che fate, quello è veramente una struttura eccezionale che deve diventare, come ho detto l'altro giorno, un modello nel Lazio. Le case famiglia devono avere dei requisiti importanti per poter assistere nel modo migliore queste ragazze e questi ragazzi. Quindi io chiudo ringraziando tutto lo staff, tutti quanti, senza fare i nomi perché l'ha fatti Francesca Barbato. Francesca Barbato, sapete che è la nostra consigliera comunale, lo dico Francesca magari per qualche amico di Francesco Carducci che ti vede oggi per la prima volta, quindi oltre a essere una brava conduttrice è la nostra consigliera comunale di Roma Capitale, che, amici, sembrano lontane, ma Marco, non sono lontane le elezioni comunali. Adesso noi registreremo un grande successo rispetto a tutto quello che è stato detto alle elezioni europee, e poi dopo dovremo subito riscaldare i motori per andare a conquistare la nostra capitale, per dare anche alla capitale di Roma un governo di centrodestra. Quindi ringrazio tutti, ringrazio ovviamente tutti i nostri consiglieri municipali che sono stati menzionati da Francesca, ringrazio tutti i consiglieri comunali, gli assessori, i sindaci di questa grande squadra che noi abbiamo nel Lazio, ringrazio veramente il mio staff, in primis Laura Nolfi, Massimo Massimi e tutti quanti gli altri, sono troppi per menzionarli, però stanno facendo, Francesco, un lavoro come se io fossi candidato, come sta facendo ovviamente la segreteria Luciano. Ringrazio Nanni Ribanori anche per l'importante incarico e per il, a proposito di sociali, di servizi agli anziani, di servizi alle persone, tutto il lavoro che sta facendo al San Michele. Quindi amici, grazie. Dobbiamo essere come sempre bravi, organizzati, ma questa volta ancora di più, perché questa campagna europea, purtroppo anche nei tempi della campagna, a tempi europei, è cortissima, mancano 25 giorni e quindi dobbiamo essere bravissimi a trasmettere il messaggio e a far arrivare Francesco Carducci tra i primi posti, non solo essere eletto, ma deve essere tra i primi eletti. Grazie e buona domenica. Grazie. Grazie Massimiliano anche per il lavoro che svolgi quotidianamente. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te.